Wolken ziehen auf. Ich atme den Regen, ertrage das Leben, der Himmel in Grau. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video di Castle Crash. Ma perché non so dire questo cavolo di nome? Riproviamoci. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video di Castle Crash. Crash. Perché? Dai, sul serio, non lo so dire. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video di Castle Crash. Benissimo, ci sono riuscita. Buona la terza. Comunque, andiamo subito ad aprire questi bauli, questi forzieri, scusatemi, bauli, sono prettamente chiuditi, di Clash Royale, però adesso non voglio dire altri nomi, se no... Che cos'è questa carta? La carta meteora. Ah, sarà forte. Ma perché mi dai sempre queste carte? Mi sta riempendo tantissimo di quelle carte, ragazzi. Comunque, andiamo ad aprirci subito questi bauli. Ecco, già la tribù dell'arciere mi interessa un pochino di più, sinceramente. Perfetto, andiamo ad aprirci anche quest'altro. Ecco, adesso prima erano i tre gemelli, adesso sono i tre arcieri. Benissimo, vabbè, a me sta bene comunque. Vediamo che cosa si tratta di questi arcieri. Andiamo subito a vedere dove stanno. Dov'è? Eccola qua. Sei tra l'altro di Elisir, è più abbordabile che i tre gemelli, che costa 8. Perché quando mai ci arriviamo a 8 di Elisir? Mai, appunto. Aumentiamoli, perché sono interessata. Come potete vedere, ancora non abbiamo abbastanza soldi per aumentare la nostra triade. Dobbiamo giocare un pelino di più. Informazioni. Attacco 27, salute 107. 6 truppe, wow! Tutta la tribù dell'acciaio è venuta ad aiutarti in tutti i lane. Ok, perfettamente. Come pensavo, praticamente si creano in ogni lane due arcieri. Quindi non è male. Alla fine, tra poco la potremmo... basta, stronzo, chiudi. Potremmo anche pensare di utilizzarla. No, va bene. Per adesso non voglio migliorare altro, perché ragazzi... Oddio, 7. Quando ce li ho 7? Per adesso continuiamo così, anche se devo ammettere, ragazzi, che le ultime partite le ho perse. Brutalmente. Anche se comunque potete notare che siamo anche un pochettino, un pelino sopra degli ultimi trofei di quando ci avevamo visto. Perché effettivamente inizia a essere complicato a livello di carte, proprio i nostri avversari hanno carte di livello più alte. Quindi capite che se troviamo un deck uguale al nostro... e alle carte livello più alto, comunque diventa complicata la situazione. Mettiamo anche questo qua dietro, così aiutiamo la nostra squadra. Ok, ci abbiamo fatta. Va bene, allora io ti attacco anche sopra, perché sono stronza. Ti metto anche l'orco. Non capisco, il nostro avversario mi sembra un tantino confuso. Io adesso metto anche questo. Vediamo se il nostro... ce la farà il nostro bombarolo lì, bombardiere, ad attaccare. Metto anche il mago e un nano davanti, ma non ci arriverà mai davanti. Io metterei anche questa bombetta per aiutare i nostri amici qui su. Ok, mettiamo anche la driade. Niente ragazzi, il genio lo mettiamo nella lane di sopra. E questa è stata vinta facilmente, perché il nostro avversario sinceramente mi sembrava un po' rincoglionito, se devo dirla tutta. Gran forziere! Ma queste cose belle le prendo solo quando sono con voi, ragazzi, è la pura verità. Adesso però ci apriamo un bel forziere della corona. La prima carta comune è i tre arcieri. I tre gemelli. La carta meteora è la falciatrice. Sinceramente non mi piace tanto, perché è una specie di kamikaze questa carta e muore subito. Questo lo mettiamo subito ad aprire, sono le 10, sì, lo mettiamo ad aprire. Sono le 10 e 20 del mattino, di quale mattino non si sa. Vi giuro che i capelli li ho pettinati, però che dobbiamo farci? Ci andiamo a fare un'altra battaglia, ovviamente. A noi ci servono i soldi, ma tanti soldi. E già la situazione, ripeto, si fa più complicata, però schieriamo il nano nella lane...
diciamo in basso, con anche gli scheletrini che vanno davanti, giusto per proteggere anche il nano, e dietro io metterei uno di questi. Ecco, adesso se non mettiamo una driade, capite che no, vabbè, la driade, sì, comunque ce n'è arrivata un'altra, quindi possiamo schierare la driade, che mamma mia fa fuori quella bombarolo lì. Eh no, me l'ha uccisa, che stronzo, scusatemi. E vedete che usano tutti quella carta lì per aumentare la vita. Dai che forse abbiamo le carte leggermente più alte di questo tizio. Metterei un bombarolo qui. Ormai lo chiamerò bombarolo perché, ragazzi, per questa puntata si chiama il bombarolo. E lui mi ha fatto apparire un bel genio. Vediamo se riusciamo col mago. Via, fai una bomba. Sì, ci siamo riusciti. Lì intanto la mia driade fa fuori il suo mago. E nella lane sopra giochiamo con le stesse carte, amico mio. Ti faccio comparire un bel genio, come hai fatto tu con me. Ah, mi metti quello, io ti metto questo. Ciao. La tua driade non può nulla contro la mia. Continuiamo a schierare carte perché, ragazzi, qui la situazione si inizia a fare un poco complicata. Dobbiamo proteggere quel mago. E qui vai con lui, con lei e con lui. Non so i nomi, però io li schiero. Adesso facciamo comparire un bel genio qui, anche se quelli sono andati via e non li vedremo mai più nella vita. Vai col bombarolo, vediamo se riusciamo. Non esattamente. Oddio, lì ha schierato delle carte bruttissime. Vediamo se... Madonna, fanno malissimo. Non gli faccio nulla, ragazzi. Io faccio così. Ma sono morta malissimo. Questa gara mi sembrava già vinta e in realtà l'abbiamo persa malissimo. Bene. Bene. Lui aspettava solo il tempo di poter praticamente calare in campo la sua carta. La sua... come si dice? La sua carta misteriosa. Siamo contro Charlie adesso, vediamo di concludere qualcosa. Lui ovviamente si aumenta la vita del suo castello. Noi stiamo calando carte come se non ci fosse un domani. Caliamo anche noi il nostro bombarolo. Lui ce l'ha a livello 5 questa, ragazzi. Sapete meglio di me che è una partita già vinta, è già persa. Andiamo con la driade nella lane centrale. Ecco, adesso un mago mi sarebbe stato molto utile, ma non ce l'ho e quindi piangiamo male. Andiamo a schierare anche un orco per cercare di difendere la nostra amata bombarolessa. Qui schieriamo anche un genio. Che faccia, man, che dia man forte. Vabbè, dovremmo essere riusciti a... No, e quindi facciamo male. Perfetto, continuiamo a calare carte tantissimo, ragazzi, perché se no questo ci farà malamente il sederino. Qui copriamo anche un po' con questo, con lui, che sarebbe un... va bene, siamo avanti. Perfetto, dai che ce la stiamo cavando abbastanza bene. Aspettiamo che lui cali una carta e caliamo subito il nostro demone per cercare di distruggerla, ma mi sa che si è arreso. Perfetto, morto. Non hai più speranza. È morto. Diciamolo. Ok, forziere d'argento preso. Ce ne facciamo un'altra, dai, l'ultima, ragazzi, giusto per così, perché quella sconfitta a me mi è rimasta qui. Quindi vediamo se possiamo vincerne un'altra, giusto per essere felici come dei bambini a cui è stato acquistato un gelato. Adesso aspettiamo che si ricarichi. Oh mio Dio, quello parte subito così? Perfetto. Perfetto. Andiamo a mettere lui. Dovrei cercare di caricare il demone, ma non lo ricaricheremo mai, ragazzi. Ci serve altro coso. Facciamo così. Va bene, ce l'abbiamo fatta.
Mettiamo lui, però è troppo lento effettivamente, ragazzi. E schiero sopra, nella lane centrale, anzi l'orco. Così cerchiamo di splittare un attimino i danni. Però così non va bene. Non va bene. E io ti metto un genio nella lane sopra, così ti mando un po' in confusione. Sì, sì, attaccami con tutte quelle. Tanto prima o poi in vantaggio ti porto. Dai che non ha lanciato l'ultimo, l'avete visto? Siete tutti presenti, eh? Io ti faccio così e tu sei morto male. Adesso schieriamo la nostra driade così. Quello mi ha ucciso la driade, ragazzi. La cosa brava. Facciamo anche così. Lì mi schiera un boia cattivissimo. Siete tutti presenti? Schiero anche un nano. Un nano giù. Scheletrini insieme alla driade, cercando di fare un po' di male. E poi schieriamo il boia, che è l'ultima carta che abbiamo a disposizione per poter calare. Ecco che lui schiera un altro coso che fa malissimo. Oh mio Dio, è fortissimo. E io ti calo qui. No, com'è possibile? Ma dai, che timing di merda. Facciamo così. Guarda, abbiamo fatto male un po' a tutti e due. Ragazzi, il ragazzo qui ci sta partendo in vantaggio, non va bene. Ok. Cerchiamo di migliorare questa situazione. Facendo così. Oh, quello lì non ce l'avevo sbagliato con il demone, ragazzi. Se non mi esce un altro demone è persissimo, ragazzi. Purtroppo è così. Quella carta è troppo OP, però dai ragazzi, non si può. Non si può, guardate quanto danno che fa, non si può. Poi che sono, degli scioponi questi? Perché sicuramente saranno degli scioponi. Per portare dei contenuti su YouTube si mettono a scioppare. Invece non si fa così, si deve fare umilmente come faccio io e perdere tutte le partite per come si merita. Ora piango male. Va bene. Detto questo, ragazzi, sono triste per la sconfitta, contenta per il nostro baule, questo qui, il forziere, gran forziere. Speriamo di trovarci cose interessanti, vedremo l'apertura nel prossimo video. Se questo video vi è piaciuto, spolliciate, commentate e iscrivetevi al canale. Io vi mando un grosso bacione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ich atme den Regen, ertrage das Leben, der Himmel in Grau.